Sì, un'altra tappa di avvicinamento alla fine di questa stagione, quindi dobbiamo assolutamente fare punti, tornare da Castellammare con punti importanti. Come hai detto tu, affrontiamo una squadra che dal punto di vista prettamente della classifica ha poco da dire a questo campionato, però è un derby. I tifosi della Juve Stabia hanno chiesto una prova di orgoglio da parte dei loro giocatori, quindi anche i giocatori della Juve Stabia giustamente vogliono dare almeno una gioia importante in questa stagione ai loro tifosi. Quindi sappiamo quanto sia difficile e quanto sia sbagliato pensare di affrontare l'ultimo in classifica, anche perché credo che per il gioco espresso e per le occasioni la Juve Stabia come minimo poteva avere il doppio dei punti che comunque ha conquistato, avrebbe meritato sicuramente molto molto di più. Però ci sono delle stagioni un po' disgraziate, quest'anno è capitato alla Juve Stabia. Poi sappiamo quanto sia difficile quel campo, sotto tutti gli aspetti, anche sotto l'aspetto proprio del manto erboso, che è molto liscio, quindi la palla pattinerà molto, sarà molto veloce, quindi bisogna veramente stare attenti ai rimbalzi, alla velocità della palla che assumerà in qualsiasi circostanza. Quindi per di più, ripeto, affrontiamo una squadra che non ha nulla da perdere e che cercherà in tutti i modi di batterci. Ma noi abbiamo 48 punti, quello è un dato inconfutabile, più due che ci hanno scippato a Varese sono 50 punti, perché noi sul campo avremmo fatto 50 punti. E questo è un dato di fatto che non va mai dimenticato. Noi ripartiamo da quello, ripartiamo dalle prestazioni, che sono sempre state ottime, sono sempre state all'altezza della situazione. E noi dobbiamo ripartire di essere un grande gruppo, un gruppo che ha fatto cose straordinarie e da qua alla fine raggiungere un altro obiettivo all'inizio della stagione impensabile per tutti. Massimo, sarà una gara anche per motivi ambientali e agonisticamente molto rilevante. Si dice spesso che il calcio si gioca con i piedi, ma fondamentalmente probabilmente conterà moltissimo la mente dei tuoi calciatori. Ecco, anche a livello di morale, come sta la tua squadra? Ma la squadra sta bene fisicamente, sta bene mentalmente, sta bene. Siamo qua a dire tante volte sempre le stesse cose. La squadra è in palla, la squadra se la gioca, la squadra non demerita mai contro nessuno. Naturalmente in questo girone di ritorno abbiamo fatto più fatica a vincere le gare. Tante volte abbiamo buttato dei punti per tante situazioni che ne abbiamo parlato tante volte, quindi siamo consapevoli di quali sono le nostre possibilità, ce la giochiamo come abbiamo sempre fatto, rispettando al massimo i nostri avversari, come è stato sempre fatto dall'inizio di questa stagione. Allora, per quanto riguarda questo, naturalmente questa mattina è stato sollecitato un incontro per chiarire alcune divergenze che comunque in queste settimane sono subentrate e quindi tutto è stato chiarito e siamo tutti pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo, con un unico e solo intento, quello di raggiungere naturalmente i playoff che credo siano alla nostra portata. Tutti i giocatori che sono arrivati li ho voluti io e li ha voluti Enzo De Vito. Su questo l'abbiamo sempre detto. Poi il campo ha detto altre cose e io poi faccio le scelte per quello che vedo, che reputo meglio per la squadra. Ma tu sai che c'è sempre un budget da rispettare. C'era un budget da rispettare, entro quel budget la società si è mossa, il mio direttore sportivo si è mosso e ho fatto le scelte per quello che era il budget della società. Dimmi, Titi, qualcosina dovrò cambiare? E quindi non ho ancora deciso, te l'ho già detto, non ho ancora deciso. E non sappiamo come giocherà la Juve Stabia. È una squadra che cambia in continuazione, quindi devo valutare tante cose. Ma naturalmente se io sono diventato allenatore lo devo soprattutto alla Juve Stabia, lo devo soprattutto a Franco Giglio, a Franco Magnello e a Roberto Amoddio, che dopo una cogente retrocessione, dopo aver attaccato le scarpette al chiodo, ebbero l'intuizione di darmi comunque la squadra. E
Fortunatamente le cose andarono benissimo, vincemmo subito il campionato, riportammo la Juve Stabia subito in C1. Poi per mie valutazioni decisi di non continuare l'avventura, però credo di essere sempre stato apprezzato da professionista, sia da calciatore che da allenatore, quindi mi auguro naturalmente, come giusto che sia, di essere accolto in maniera positiva. Poi sono sempre un avversario, alla fine ognuno farà la propria partita. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, ti ripeto, ogni partita ha i suoi stimoli, quindi noi dobbiamo pensare a noi innanzitutto, prepararla al meglio, non pensare di affrontare l'ultimo in classifica, ma pensare di affrontare una squadra che ha in organico comunque dei giocatori con caratteristiche che possono mettere in difficoltà chiunque, soprattutto dal centrocampo in su. È una squadra che il suo percorso ha detto che se l'è sempre giocata. Ha avuto dei momenti in cui ha messo sotto alcune squadre, poi alla lunga non è riuscito a portare a casa i risultati. Quindi noi dobbiamo essere bravi a tener botta, determinati, sapendo che non sarà una partita facile. Però è normale che se noi abbiamo 48 punti significa che abbiamo dimostrato in campo i valori sicuramente superiori. Per quanto riguarda la seconda domanda, che è innegabile che dopo 34 partite non si può immaginare che un giocatore che... perché non sono 34, più 4 di Coppa Italia sono 38 partite, significa che l'anno scorso ne abbiamo fatte 30, siamo a 8 e ne mancano 8, quindi faremo 16 partite in più. Non è impensabile pensare che... Non c'è nulla di male. No, vabbè. Perché fa parte del gioco. L'importante è non strumentalizzare, non dire che questa squadra è scorta, non dire che questa squadra è corto di energie, perché non è così. Si è speso tantissimo, questo è vero. Non dimentichiamo che siamo una squadra neopromossa. Tantissimi questa categoria non l'hanno fatta, siamo tanti, a lungo tu lo puoi pagare. Però faccio sempre l'esempio di Arini, no? Corre per tre e fa parte della rosa, poi c'è chi assorbe meglio determinate situazioni, chi magari riesce a gestire meglio la propria vita e magari rende anche di più. Sì, sì, stanno tutti bene, Titti, tranne De Vito che ieri sera, stanotte, bittante, vabbè, ho avuto un po' di influenza.